Eccolo, eccolo il segnale. Quando le dà, Saverio? È strano, questo suona ma non mi dà nessuno. Nessun target? No, sarà mica. Sarà mica mia moglie. Segnale, Saverio? Questo è proprio superficiale. Ah, eccolo. Peso del cane per il nostro amico a quattro zampe. Ci facciamo questa bella passerella. Vediamo, dai, Com'è il forse segnale, questo. Saverio? Secondo me è da collanazza d'oro questo. Sì? Ehi, guarda qua come esce. 10 centesimi antico. Anche lui bello arrugginito. 10 centesimi, Saverio? Sì. Buono. Ragazzi, gli strappi di lattina purtroppo sono gli oggetti più comuni che possiamo trovare sulle spiagge. Mi raccomando, quando li vedete, non lasciateli a terra, ma raccoglieteli e buttateli negli appositi contenitori della raccolta differenziata. Aiutiamo a tenere pulito. Saverio Barra lo sa. Aiuto, community di YouTube, ho le gambe che mi fanno Giacomo Giacomo, ho freddo. C'è un segnale, Saverio. Oh. Un 32, 32, due tacche di profondità e della sabbia semi-umida che ci separa. Eccolo, Ci potrebbe essere qualcosa di interessante, ragazzi. Eccolo, il solito strappo di lattina. bello, questo è bello lucido. Non me lo ricordavo così difficile il metal detector. Mi avevano detto vieni a fare metal detector, è tutto rose, sorrisi e grandi abbracci. E invece qui sto sentendo del gran freddo. Del gran freddo e la sabbia con il vento mi si infila tutta tra i denti, nel naso, nelle orecchie e negli occhi. Ragazzi, Saverio opera sempre nelle peggiori condizioni, sempre all'estremo. Segnale? Io te lo dico, ma qua suona. Un Un bel segnale, Saverio. bel segnale, vediamo. Un tappo di bottiglia. Lei si ricorda i nostri primi tappi di bottiglie trovati in riva al mare a Miami? Come dimenticarlo, Saverio? Come? Miami è stata. Poi, Cos'è? Cos'è, una signori? moneta d'oro. Una moneta d'oro di 20 centesimi. Continuiamo, continuiamo, che promette benissimo. Incredibile quante emozioni ci si può regalare a questo pezzo di terra. Oh, un meteorite? No. Ah, ce ne vuole ancora qua. Stai attento, Saverio. Potrebbe essere una mina anticarro, Stai effettivamente. attento, potresti tagliarti con della latta. Eccolo, uno strappo di lattina dell'anteguerra, credo. Ma possiamo datarlo questo strappo di lattina? Attenzione. Prendi la pala, Saverio, non andare a mani nude.
Quanto è profondo, Saverio? Sembra in superficiale. Andiamo all'assaggio. No, ce l'avevo in mano. Ah no, eccolo. Poi sembrava un'antica moneta, invece è un cos'è, tappo. Serio? Potrebbe essere una moneta o un tappo di un tappo? Bottiglia. Ma si riesce a decifrare? Qui sembra una zona interessante. Proseguiamo nella classica formazione ripresa fissa e spazzolata lenta. 32, 33, 26. Profondità, Saverio, profondità? Due livelli di profondità. Attenzione. Vieni qua a vedere. Conoscete il bruco, classico animale che si aggira nei terreni agricoli. Qui abbiamo una coppia di moglie e marito. Questi sono ottimi da bollire nella minestra. Vabbè, comunque cerchiamo, mettiamoli nella loro casa, cerchiamo il nostro target. Dov'è? Oi, ci ha ritornato il nostro caro amico strappo di lattina. Può essere una lattina antica anche questa, Saverio? Sicuramente sarà una lattiga. A me mi dà questa impressione qui. Anche a me. Ah, guarda, abbiamo trovato un segnale. Lattine 8.3. Chi è venuto a farsi le 8.5 qui? Già sapevo quello che stavi a fare. Non aggredite mai i reperti che trovate con il metal detector, ma raccoglieteli e accuditeli. Segnale, Saverio. Cioè, o troveremo anche un anello. Chi lo sa, Saverio? Per il momento solo Atlas e probabilmente due strappi di lattina, magari antichi, però. Cos'è, Saverio? Ho sentito un rumore dureccio. Un rumore un po' sordo. No, devo ripassare. Guarda che strano. Cos'è? Sarà un ravanello selvatico? Aspetta, andiamo qui al sole. Un tubero? Chi lo sa ce lo scriva nei commenti, ragazzi, se è commestibile, così il prossimo video facciamo quanti frutti della montagna riesce a mangiare Saverio in mezz'ora. Sento dei movimenti strani, c'è qualcuno in zona, lì c'è del fumo. Le possibilità di trovare un Vittorio Emanuele o un'antica moneta di rame qui sono elevatissime. Qui ci hanno detto che su questa strada è alta probabilità, ragazzi, perché ci passavano i romani. Giulio Cesare amava venire a passeggiare qui. Stia attento. Fantastico. Era da un po' che non ritrovavamo una moneta così antica. Un 2 euro del 1946, sembra. La faccio vedere bene in camera. Questa è caduta stamattina a qualche signora, vieni a vedere. Guarda, si vede direttamente così. È un bel cinquantone. Qui c'è un buon segnale, Santiago. Quanto le dava, Saverio? 56, 57. Ui, incredibile. Cosa ho trovato, Saverio? Un 2 euro vecchissimo. Guarda tu. Madonna, di quante cose. Vede bene. Non so se
si riesce a vedere, ma usuratissimo. Sarà. Questa è una moneta. Questa è. C'è una buona probabilità che è una moneta. 56-64. 56-64. Ah, no. Tappo della Heineken con della microplastica attaccata. Vabbè, andiamolo a buttare ad osservare al meglio. Heineken Original. Andiamo. Segnale Saverio. Oh, questo era proprio filo filo, guarda come traspare. Un 65-66, riconducibile sempre all'oro della moneta, 20 centesimi, che ci emoziona moltissimo a noi ricercatori di Metal Detector. Il sobbagliore ricorda i 18 carati. '57 fisso, '60, forse un tappo di bottiglia. Noi speriamo sempre nella moneta. No, devo riprendere il metal detector. Ok, ce l'abbiamo. Dovrebbe essere qua. Stiamo avendo problemi con il pinpointer. È questa la risposta al tutto. Ok. Il mio ortopedico mi ha consigliato di tenere la schiena più dritta quando faccio le spazzolate. Forse ha ragione. Ma la febbre dell'oro mi spinge sempre a guardare a terra per cercare il tesoro. Continuo a setacciare vicino tronco, che promette sempre bene. Io farei anche così. No, niente, c'era solo quel tesoretto. Continuiamo, continuiamo. Siamo a quota 3 euro. 2,90 euro per la precisione. 2,90 euro, Saverio. Quasi a quota per un kebab da dividere in due. Non molliamo, let's go. Fammi circunnavigare questo tronco, che vicino ai tronchi ci sono sempre... Oh, manco a dirlo apposta. Aspetta, cos'è? No. Cioè, ci ho avuto una chiamata dall'alto, si vede. Aiuto, Saverio, fa troppo freddo. La Saverio paletta. Dai che ci abbiamo un'altra moneta. Oh, un 50 centesimi. Madonna. Arrugginitissimo. Come sta messo? Questo è veramente usurato. Secondo me è il mare che ha spostato tutte queste monete, Saverio. Sì, possibilissimo. Qui con tutte queste mareggiate. Inquadri questa mareggiata che è da una settimana che sta distruggendo la nostra costa. Qua sempre un 59-62. 62-61. Addirittura qui c'è un'interferenza. Facendo così ci mi risulta ci sono più segnali, Saverio. Mi risulta anche uno 0,5. Quindi bene, bene. Potrebbero esserci più target nello stesso posto. Vediamo. Verifichiamo. Ehi, eccoli. 10 cent. 10 euro cent. Netherlands, olandesi. Direttamente da Utrecht. L'Olanda.
Bello, bello, comunque. Ce lo rimostri, Saverio? Metal detector che usiamo oggi è il Nocta Macro Simplex Plus. Impostazione per la spiaggia, ci hanno consigliato di usare la modalità Field. Eccolo, infatti, il primo target. Il primo della giornata, iniziamo benissimo, dai, con un bel tappo di bottiglia arrugginito. Mettiamo nella nostra busta e si prosegue. Sì, eccolo lì, Santiago! È già pronto! Saverio, anche sotto la pioggia! Sempre. Io ragazzi, devo coprirmi che piove! Sta piovendo a dirotto! Pioggia, anche sotto sole. La pioggia, Saverio, metal detecta lei! Sempre! Fantastico! Come va, Saverio? Eccoci, subito il primo target, ragazzi, dopo neanche un minuto! Saverio! Aspetta! No, ho preso la sua scarpa! No, niente! Andiamo! Andiamo, Santiago! Queste spiagge sono fantastiche, che ci accompagnano sempre con questi fiorellini di stagione corolati. Dalla struttura sembra di un certo spessore questa sfogliatella. Impegnata. Mangiamo prima il culetto. Croccantezza notevole, proprio c'è una cura nel dettaglio di questa sfoglia che è entusiasmante.